Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con Piero Grisolia, sindacalista, operatore ecologico e barbiere. Benvenuto, Piero. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Ciao Magda, come stai? Tutto bene, grazie. Nonostante le misure restrittive, andiamo avanti e teniamo duro. Piero, alcuni dipendenti della Tecnoservice hanno deciso di compiere un atto di solidarietà nei confronti della protezione civile. Spiegacelo. Allora, sì, ci siamo ritrovati nel piazzale quando entriamo e usciamo, e questa idea è nata in mezzo a tutti noi di quantificare il nostro tempo in denaro e devolverlo alla protezione civile. E tutto questo è avvenuto grazie anche all'apporto di CGIL, CISL e UIL e anche dell'azienda, perché alla nostra richiesta loro hanno raddoppiato i soldi che abbiamo devoluto noi dipendenti, per cui siamo riusciti a devolvere in beneficenza 2.500 euro. Ci siamo sentiti in dovere di passare dalle parole ai fatti, perché la solidarietà passa anche, ahimè, dall'acquisto di materiali di protezione individuale, e senza soldi non si possono proteggere le persone che sono in prima linea per salvaguardare e salvare la nostra salute. Certo, un bel gesto di solidarietà. Come stanno Sì. lavorando adesso gli operatori di Tecnoservice? In quali condizioni? E ci sono delle criticità? Allora, noi lavoriamo nella massima sicurezza, anche perché non, in alternativa non potremmo compiere il servizio. La società ci dota di tutti gli strumenti di protezione individuale per ogni operatore. Inoltre, abbiamo instaurato due squadre speciali che trattano esclusivamente i rifiuti delle persone messe in quarantena, per cui il territorio è coperto da due squadre speciali che raccolgono i rifiuti il mercoledì e il sabato, e questi rifiuti hanno un trattamento a parte da tutti gli altri rifiuti, per cui vengono subito conferiti nell'inceneritore. C'è comunque paura, da parte degli Sì. operatori? Sì, i lavoratori sono molto preoccupati, vedo nei loro occhi la paura, ma con attaccamento al territorio e dedizione superiamo con la solidarietà anche tra di noi questa paura. Non nego che la paura c'è, non lo nego il timore, però non nego nemmeno che lavoriamo in sicurezza. Sanifichiamo gli spogliatoi 2 volte alla settimana, abbiamo gli strumenti per sanificare le nostre cabine di guida, i DP li abbiamo tutti e di più, per cui la paura c'è, ma c'è anche la sicurezza. Sì, forse la paura nasce da quelle, chiamiamole isole ecologiche, anche se non lo sono, abusive, e quelle non sono Beh, sì, controllate. allora, quelle isole ecologiche abusive, tra virgolette, perché isole ecologiche non sono, perché il Certo. termine di isola ecologica viene dato a delle isole chiuse. Queste sono dei bidoni andati sulla strada, alla mercé di chiunque, perché siamo umani, ci piace trasgredire le regole, come abbiamo appreso dal Ministero degli Interni che sono stati fermati anche le persone positive in giro. La paura è che queste persone positive conferiscono i rifiuti in questi bidoni lì a se stessi, messi lì a se stessi, per cui occhio dei comuni che Tecnoservice gestisce, per cui abbiamo gli indirizzi delle persone messe in quarantena, però sai, l'errore è dietro l'angolo, non da parte degli operatori, non da parte dei comuni, ma bensì magari qualche fenomeno che vuole trasgredire le regole. Certo. O magari le trasgredisce per pudore, per non comunicare che è in quarantena preventiva o quant'altro, però questa cosa qui a noi ci spaventa. Certo. Piero,
Piero Grisolia non è solo un dipendente di Tecnoservice, ma è anche un barbiere. La situazione economica già non era facile prima sul territorio canavesano, adesso con le chiusure obbligate è disastrosa. Sì, effettivamente questo è un altro problema che stiamo affrontando in prima persona in quanto operatore del settore. È stato creato un gruppo di lavoro con parrucchieri ed estetisti dove abbiamo elaborato una lettera già sottoposto al vaglio dell'assessore Poggio regionale richiedendo l'apertura almeno al 4 di maggio, sottostando a tutte le regole di prevenzione perché poi la sicurezza dei clienti viene prima di tutto, ma anche la sicurezza dell'operatore. Per cui abbiamo fatto un lavoro, secondo me, ottimo, dove andiamo anche a dare dei suggerimenti sui dispositivi di protezione per gli operatori e per i clienti, dove non ci siano problemi di contagio, perché poi l'obiettivo di tutti è non diffondere il virus. Per cui la nostra categoria è presente e cosciente che il futuro non sarà più come prima. Adesso dovremo andare a scrivere una pagina nuova delle nostre attività. Non possiamo adeguare le regole vecchie a questo sistema. Nel futuro prossimo dobbiamo cambiare le regole e dobbiamo sottostare alle regole. Chiediamo semplicemente alle istituzioni di salvaguardare le partite IVA e i titolari di licenza a discapito di quei parrucchieri e di quelle parrucchiere, estetiste, eccetera, che agiscono abusivamente la professione, dove A non abbiamo il controllo, B non sappiamo chi sono, per cui una task force anche per combattere l'abusivismo di queste nostre professioni. Certo. Ad esempio, qualche suggerimento che è stato dato per lavorare in sicurezza per i barbieri? Allora, per i parrucchieri abbiamo scritto che le superfici dei saloni siano commisurate agli operatori. Faccio un esempio: un salone di 20 metri quadri non può avere 5 postazioni di lavoro. La misurazione della temperatura dei dipendenti e dei clienti, la sanificazione della postazione di lavoro ogni cliente eseguito. Strumenti monouso, dalla mantellina agli asciugamani di celluloide e quant'altro. Siamo molto attenti alla mascherina monouso e allo schermo nel viso dell'operatore. L'igienizzante all'entrata e sulla postazione di lavoro, per cui gli strumenti per combattere la diffusione del virus noi li abbiamo messi in campo tutti, non Certo, abbiamo tralasciato nulla. senza dubbio, sono strumenti però costosi, cioè comunque attrezzarsi per lavorare in questo modo ha un costo per l'operatore. Assolutamente, assolutamente, ma siamo pronti a sobbarcarci anche di questo costo, pur di riprendere l'attività e essere anche vicino alla nostra clientela. Perché adesso siamo al 42esimo giorno, 43esimo giorno di quarantena, anche l'aspetto fisico trascurato può essere sinonimo anche di depressione. Io Certo. ho tante telefonate di clienti, non mi posso guardare allo specchio. La cura della persona viene prima di tutto, anche nel DPCM, fare attività in ambiente pulito, però anche l'aspetto fisico deve essere curato per avere un buon umore. Un appello agli amministratori del Beh, territorio, alla regione. un appello degli amministratori in qualunque ruolo loro espletano la loro mansione, dal sindaco al regionale, all'onorevole, al senatore. Io parlo del canavese, perché è un territorio che mi occupo, ma presumo e tutta Italia, dobbiamo ripartire perché se no l'economia italiana si blocca. Io ho avuto dei contatti con tanti imprenditori canavesani del comparto metalmeccanico
e sono preoccupati dalla perdita di commesse. Perché gli stranieri, se ti ordinano il materiale, lo esigono e noi rispondiamo: non possiamo recapitarvelo in quanto c'è il blocco delle attività. In altri stati europei e del mondo questo non avviene, per cui si rischia che queste commesse vengano rivolte in altri mercati. Per cui lavoriamo in sicurezza, le regole ci sono. Gli strumenti anche, utilizziamoli. Gli imprenditori come i parrucchieri sono anche pronti a sobbarcarsi dei costi della sicurezza. Signori, dobbiamo svegliarci, dobbiamo ripartire, perché se no ci sarà la morte delle micro imprese, ditte individuali, ma sarà anche un periodo di recessione anche per le imprese più strutturate. Io parlo del polo dello stampaggio dell'Alto Canavese. Non possiamo permetterci di perdere le commesse estere, perché se no il nostro Canavese muore, perché noi non abbiamo più le grandi realtà tipo Olivetti, Valle Susa, dove impiegavano decine e decine di lavoratori. Abbiamo frazionato le nostre attività, fatto con delle medie imprese, per cui dobbiamo tutelarle. La tutela parte con la ripartenza. Regole precise, serie, andiamo a controllarle, vedrete che gli imprenditori sapranno fare il loro e i lavoratori saranno diligenti a non trasgredire le regole, perché comunque hanno anche loro un danno economico. La cassa integrazione non è coperta al 100% e non in tutti i settori c'è. Lo Stato ha elargito la cassa integrazione in deroga anche alle imprese con sotto i 15 lavoratori, però è un prezzo che il lavoratore paga molto alto. Grazie, grazie Piero per essere stato in collegamento con noi, grazie mille. Grazie a voi, e quando si parla di lavoro e di lavoratori, che è un argomento purtroppo, ahimè, troppo trascurato, io sono sempre a disposizione per difendere questa categoria. Un abbraccio e Certo, buon lavoro. grazie anche a te, buon lavoro e a presto. Continuate a seguire Obiettivo News e le prossime interviste con altri ospiti in collegamento remoto. Buon proseguimento di giornata.